questo breve racconto. Coppa Italia 1985, ci prova Vialli, l'avversario è il Milan. Ecco il rigore di Salzano, 1-0. Gianluca Vialli fa uno dei suoi numeri, 2-0. Il gol del Milan è di Virdis. Grandi feste in città. Scanziani con la coppa, Bersellini allenatore d'allora. Questa è la Coppa Italia dell'88. Finale di andata col Torino, 2-0. Vialli e poi il tedesco, lo ricordate, si inserisce Briegel ed è il 2-0. Boskov che ha guidato questa squadra, pur se qualcuno non credeva in lui. Il gol di Salzano nella partita di ritorno che assicura la Sampdoria la Coppa Italia, anche se il Torino vince quella partita per 2-1. Seconda Coppa Italia della Samp, 88. Molto entusiasmo, cresce la squadra, Mantovani la sta costruendo pezzo a pezzo, pezzo dopo pezzo. La città assediata dai tifosi, o almeno di quelli di parte sampdoriana. E questo è il gol di Vialli a Cremona, 4-0 col Napoli, Coppa Italia dell'89. Vialli, Mancini. Un cross. E Cerezzo. Tonigno Cerezzo, 2-0. Mancini di tacco, Verchievo, 3-0. Poi fallo di Renica su Mancini, rigore ed è 4-0. Si piange per il calcio, consegna Nizzola la coppa a Mantovani. Mantovani, il presidente di questo momento magico della Sampdoria, 1990, la Coppa delle Coppe a Göteborg. Ed è andata la Coppa delle Coppe per la prima volta a Genova. Si salta d'entusiasmo secondo una moda ormai usuale. E questo è lo scudetto, signori, il giorno della partita con Lecce. Il cuore della Sud. Dopo Cerezzo segna Mannini. E poi Vialli. E siete campioni d'Italia. Ecco qua, breve storia dei recenti successi della Sampdoria, dallo stadio Carlini di Genova. Vi stiamo trasmettendo festa per uno scudetto. Paolo, quel giorno tu eri allo stadio e avevi un attimo di disagio, dicevi: sono un intellettuale di sinistra, che ci faccio io qua? No, mi vergogno perché ero pieno di quasi lacrimucce e ho detto una cosa che forse non ho detto in televisione, però la dico lo stesso. Dilla. Ho detto: da questo, io non ho mai creduto in Dio, ma da questo momento credo alla Sampdoria. Va bene, per chi crede in Dio questa non vuole essere una provocazione, ma forse anche un atto di fede. Benissimo. Allora, Genova come Liverpool, città di grande calcio, città di grandi cantautori, anche se con qualche problema nel porto e nella vita della città, sembra di rivivere qualcosa che in Inghilterra hanno vissuto negli anni 60. Bene, città di grandi cantautori, noi che veniamo da fuori vediamo Genova sempre con un attimo di curiosità, ma anche di incapacità spesso di capire questa città.
Allora un cantautore delle mie parti, io sono piemontese, Paolo Conte, un giorno ha interpretato questo sentimento. Ne è stato interprete favoloso un santoriano doc che io presento insieme a Paolo Villaggio, Bruno Lauzi con i New Trolls. Un piccolo grande cantante. Paolo ha parlato di novembre del 46, io parlo del 29 settembre del 46. Che successe quel giorno? 29 settembre del 46, la prima partita della Sampdoria allo stadio di Marassi, la prima volta che io andavo in curva sud, 1-0 con la Fiorentina, gol di Baldini. Ecco, gol di Baldini, in piedi Baldini! Baldini! E adesso siamo qua. Ma scusami Bruno, ma tu cos'hai, 80 anni adesso? Ho 80 anni, beh, siamo stati compagni di scuola. È vero. E allora, come siete? Come siete voi di Genova? Come siamo noi di Genova? Sampdoriani. Allora, con i New Trolls, Bruno Lauzi. Genova per noi. Con quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova, che ben sicuri mai non siamo che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte e non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza, rare volte il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Ah, lai, la, 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 la. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova ed ogni volta l'annusiamo, circospetti ci muoviamo, un po' randagi ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia pesci, Africa sonno, nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali. In un immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisa. Un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Eccoci qua e sappiate che in città stanno comunque ancora festeggiando lo scudetto. È andata male la Coppa Italia, ma non si può avere tutto dalla vita e questo comunque fa parte di una filosofia che la Sampdoria
ha messo in atto sempre, vivendo il calcio con assoluta allegria. Voi sapete che per organizzare un grande spettacolo come questo ci vogliono molti partner, molti sponsor. Uno è la ERG, sponsor ufficiale della Sampdoria, che come sapete con la Sampdoria ha dei progetti anche futuri, progetti che entrano nel sociale, nella città. E allora per questo noi abbiamo voluto collegarci con un paesaggio, diciamo così, che fa parte della quotidianità di questa ditta, ma anche di molti di noi che usano le automobili in altre città. Lì c'è Marina Persi con una sorpresa, oltre che coi tifosi. A te Marina. Eccola lì Marina Persi. Ciao Gianni, buonasera a tutti. Come puoi vedere, i tifosi non sono solo quelli che ci sono lì nello stadio, qui stanno giungendo a centinaia da tutta la Liguria e sono sicura anche che tu sia curioso come me di sapere qualcosa di più sul tifo della Sampdoria, anzi che cos'è un tifoso sampdoriano. Io vorrei chiamare lui, che dall'aspetto credo che sia il capo degli ultra. Allora, ti chiami? Enzo. Sei il capo degli ultra? Sì. Cosa vuol dire essere un tifoso sampdoriano? Vuol dire essere pazzi scatenati e vincere lo scudetto da pazzi scatenati. Ah, ecco, vediamo, inquadriamola bene. L'hai fatta prima tu o Bolletti questa? L'abbiamo fatta insieme. Mi siete telefonati? Sì, perché lui era a Bologna, io a Genova, però dopo. Senti, un aneddoto veloce sul tifo più scatenato della Sampdoria. Quando si è pazzi si rinuncia anche alla festa pur di lavorare per la Sampdoria. Vado a trovare qualche altro pazzo, chiamiamolo così. Eccolo qua. Vi presento il signor Damiano Damoi, tamburino Busecchio. Ma scusi, lei ha un accento napoletano, come mai ti fa Sampdoria? Vado nel 1948. Aspetta. Sono arrivato nel 1948, sono 43 anni della Sampdoria, mi sono innamorato di questi belli colori, sono i più belli del mondo, è la più bella maglia del mondo, questo è il tamburino e questo è il picco. E abbiamo il tamburino degli ultra e adesso a questo punto vorrei anche andare a trovare il benzinaio, perché è stato coinvolto ormai da tutta questa quantità di tifosi. Allora, tifoso pure lei? Tifosissimo sampdoriano da sempre. Allora stasera cose pazze. Cose pazze come la grande festa che è stata fatta. In questi giorni sono successe cose di tutti i tipi. Infatti qua è accaduto qualcosa di molto particolare, vero? Sabrina Salerno ha pensato di dedicare un pezzo tutto solo per i tifosi della Sampdoria dal titolo With the Bike Like You. You don't know to dance. Can I dance with you?
Sabrina Salerno genovese alla festa della Sampdoria. Villaggio era molto interessato. Sì. Non so di quale fede sia la Salerno. Non si sa di che fede sia, ma viene accettata ugualmente. Sì. Oh, vedo che mancano due genovesi importanti da questo punto di vista. Carmen Russo, perché non l'hai invitata? Non so, non si può avere tutto dalla vita. È Moana Pozzi, scusa. E non si può avere tutto. Va bene Paolo, ritorniamo alla storia della Sampdoria e io invito qui a scendere da questi gradoni il primo presidente della Sampdoria, Sanguinetti, accompagnato da Baldini, Bassetto e Juan Carlos Lorenzo. Prego, scendete vicino a me. Qualche capello è andato via, ma l'entusiasmo è quello di una volta, presidente. Non manca mai, si sente. Io non so se posso chiederle l'età, presidente. No, è meglio di no. Comunque, guardi, sono nato nel 1908, faccia lei. Vabbè. Complimenti. Portati divinamente. Sono 83 portati divinamente. Com'è allora, in poche parole, come nacque questa Sampdoria? Questa fusione fra Andrea Dori e San Pier d'Arenese. Questa fusione è nata perché pensavamo che fosse un'ottima soluzione mettere insieme due belle società che erano l'Andrea Dori e la San Pier d'Arenese, riunire tutti i nostri atleti con noi e fare una buona squadra, e a questo penso che siamo riusciti. Però sono molto emozionato perché dopo 46 anni aver raggiunto questo splendido scudetto per merito di questa meravigliosa squadra organizzata e creata da un grandissimo presidente che si chiama Paolo Mantovani, al quale dobbiamo tributare la nostra riconoscenza, il nostro applauso, perché con quest'uomo penso che potremo raggiungere qualunque traguardo. Allora, la parola prima a Nano Bassetto, il primo grande idolo della folla blu cerchiata. Come tu arrivavi da questa squadra? Io arrivavo da... Microfono vicino. Dal Vicenza. Di più vicino ancora. Nel 1945-46 ho giocato nel Vicenza. Dopodiché sono venuto alla Sampdoria, anzi Doria. Non c'era ancora la fusione, dopo un mese hanno fatto la fusione, è venuto fuori le due squadre, naturalmente ha fatto la fusione con il nome Sampdoria, perciò io sono stato il primo acquisto fatto della Doria. Dalla fusione, diciamo, con la Sampdoria. Ho giocato dal 45 e 46 fino al 53 nella Sampdoria. E ha fatto quanti gol? Quanti ho fatto 93 gol e mi risulta il cannoniere di tutti i tempi. Allora, questo è Pinella Baldini, ha segnato anche lui moltissimi gol con la Sampdoria, anche col Genoa. Col Genoa poco. Col Genoa pochi, più con la Sampdoria. Sì, con la Sampdoria ne ho fatto quanti? 63? 73. Ha giocato 73. In nazionale, ha giocato con i più grandi giocatori dell'epoca. Sì, veramente, il Torino era la squadra più forte. Col grande Torino. E un giorno arrivò un gaucho dal Sud America, Juan Carlos Lorenzo, ballerino mi dice. No. Di tango. Era un ombra orchestra perché giocava a tutti i posti. Praticamente ho giocato tre temporate, dal 50 al... Tre stagioni, tre temporate. Tre stagioni. E l'ho trovato una squadra formidabile con due tandem Bazzetto Baldini che era segnare gol tutte le partite. Abbiamo avuto una grande squadra e ho trovato nella Sampdoria, nel suo pubblico, in sui dirigenti, una casa, una famiglia, e questo ha un valore formidabile. Con chi era il tuo amico con cui facevi gli scherzi, l'amico con cui ti accompagnava? Bueno, mi accompagnava Bonetti, Bertani,
Bassetto, Baldini, anche perché c'eravamo tutti come adesso questa squadra formidabile che ho visto da Buenos Aires, perché io sto a Buenos Aires e vedo la Sampdoria, una squadra giovanile, forte, rapida, che in alcuni momenti è da sostenere perché è la squadra del futuro, dei giovani formidabili che voi avete. Bene, Bonetti non l'ho chiamato perché più avanti dovrà partecipare a una cerimonia, c'è un passaggio ideale di consegne fra lui e l'ultimo portiere della Sampdoria, cioè Pagliuca. Più avanti, allora, benissimo. Allora io ora vorrei vedere, anche se per flash, questa mini storia della Sampdoria che i nostri quattro testimoni hanno raccontato. Possono partire le immagini, vediamo un po', sono immagini che ricordano un'altra Italia. L'Andrea Doria del 1910, la Sampierdarenese nel 1923 contro il Livorno, ancora l'Andrea Doria nel 13 contro la Liguria, questa è nel, già il 33-34, la Sampdoria, Manlio Bacigalupo era il portiere, fratello del portiere del Grande Torino, Felsner il tecnico del 34, e questo è il primo derby fra Sampierdarenese e Doria, vince la Sampierdarenese 1-0. 46, derby Sampierdarenese e Genoa, e poi ancora 46, l'Andrea Doria con Poggi e Baldini e Rebuzzi, 46-47, la Samp di Bassetto Baldini, e il 52, questo è Nano Bassetto con Beppi Moro, e ancora l'attacco atomico, Fabbri, Bassetto Baldini, Fiorini e Frugali, e questo è il gol con cui Sabatella mandò i cugini del Genoa in Serie B. 51, passiamo al 54, Sampdoria-Fiorentina 2-0, eccolo Pinello Baldini in azione, vincete 2-0 con la Fiorentina, gol di Baldini e Testa, guardate che tiro aveva Baldini da fuori area, portiere della Fiorentina Costagliola, sarebbe stato nazionale, già allora Baldini aveva qualche problema con i capelli. Questa è un'altra bomba di Baldini, 54, andate in vantaggio a Bologna, poi perdete 3-1, ma era un gran gol. Stadio Olimpico, vincete con la Lazio, con tre gol di Tortul. Questo è il gol, no, prima Tortul, poi Baldini, poi Ronzon. E questa è Marisa Lasio, grande diva dell'epoca. 56-57, Bardelli, poi Farina, Agostinelli, Lajos Chaisler, allenatore, Okwirk, Firmani, Tortul, Vicini che giocava nella Sampdoria, Carpanesi, Vicini che palleggia, ragazzi, ha i suoi problemi Vicini, vuol bene anche alla Sampdoria, chiedetelo a Mancini e Vialli, questo è Okwirk, il vecchio stadio Luigi Ferrari. Derby del 28-10 del 56, la Sampdoria batte il Genoa 3-2, gol di Firmani, tacchino freddo, e questo è un gol di Okwirk, Ossi Okwirk di testa, non è più in questo mondo ma voi lo ricordate solo con grande affetto. 57, Samp Inter 2-2, Vicini contro Berzot, questo mediano è Berzot, l'uomo che ha lanciato Vialli e Mancini in nazionale. E poi ancora un Naka Skoglund, Berzot infortunato che esce dal campo. Pensate, lui e Vicini sono poi stati commissari tecnici della nazionale. 58, Magnini capitano della Fiorentina con Okwirk. Samp Fiorentina 3-1. Questo è il gol di Okwirk, poi Bolzoni, Firmani, gol, e poi ancora un gol di Firmani. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La voce di Modugno che si affermava in tutto il mondo all'epoca. Sampdoria Padova 3-2. Il Padova di Rocco. Ancora Firmani a rete. Cantare.
è il giocatore che entra a raccogliere la palla in rete, adesso lo vediamo. È uno dei vostri, è stato uno degli idoli della Sampdoria, Bruno Mora. Bruno Mora, un applauso a un grande giocatore, un'ala moderna, ante litteram. Qui si è interrotto il primo contributo sulla storia della Sampdoria. A qualcuno che ha i capelli bianchi ho fatto rivivere qualche momento emozionante e di commozione. C'è un omaggio alla Sampdoria che viene al cantautore storico più importante, non me la vogliono gli altri, Commo Dugno, della grande canzone italiana. E io sono lieto di annunciarlo, Paolo Villaggio, vieni qui con me, siete stati giovani insieme, eccolo qua, è il momento di Gino Paoli. Gino, sono stati giovani insieme, vogliono scambiarsi la giacca a vento, due vecchi goliardi. Va bene, questo è una prepotenza di Villaggio. No, non è una prepotenza. Io so un segreto che non rivelerò stasera e con questo giubbotto gli ho voluto salvare la vita. Gino, come sempre quando vieni su un palcoscenico anche per una festa non dimentichi mai le cose importanti della vita. C'è un'iniziativa che Rosanna Benzi, prima di lasciare questo mondo, voi ricordate, visse in un polmone d'acciaio con grande coraggio per 20 anni, Rosanna Benzi creò un giornale, Gli Altri, per tutti gli emarginati. Propose che i tifosi d'Italia, ma di Genova, dove lei visse, raccogliessero sempre, ogni domenica, allo stadio dei soldi proprio per un giornale che è la voce degli emarginati. Io vi prego di farlo a partire da settembre e vi ringrazio per l'applauso, ringrazio Gino che ha voluto ricordare questo episodio, questa storia e questa testimonianza di coraggio. Grazie a te, grazie per chi farà qualcosa per quelli che non possono. Allora Gino, dal tuo ultimo long playing, già primo in classifica a 50, non lo dico quanti, 56, va bene, primo in classifica come le vere pop star, senza età, la canzone si chiama? Quattro amici, chi erano? Villaggio, De André, Bindi, chi erano? Tenco, De André. Non lo può dire. Erano tre loro, lui, Fabrizio De André, sì. Come si chiama l'altro? Franco non sa nessuno. E Franco Fontana, va bene, Gino Paoli, quattro amici. Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che una donna ed un impiego in banca. Si parlava con profondità di anarchia e di libertà. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Eravamo tre amici al bar, uno si è impiegato in una banca, si può fare molto pure in tre, mentre gli altri se ne stanno a casa. Si parlava in tutta onestà di individui e solidarietà. Tra un bicchiere di vino ed un caffè
tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi però. Eravamo due amici al bar, uno è andato con la donna al mare, i più forti però siamo noi, qui non serve mica essere in tanti, si parlava con tenacità di speranze e possibilità. Tra un bicchiere di vino ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi sarà. Sono io da solo al bar, gli altri sono tutti quanti a casa e quest'oggi verso le tre sono venuti quattro ragazzini, sono seduti lì vicino a me con davanti due coche e due caffè. Li sentivo chiacchierare, deciso di cambiare tutto questo mondo che non va. Sono qui con quattro amici al bar che hanno voglia di cambiare il mondo. Gino Paoli, eccoli là, Stadio Marassi, quello è il tempio delle vostre vittorie, qualcuno è rimasto ancora e li vedete saltare e gioire. Come vedete, i tifosi della Sampdoria non sono ingordi, oggi con la Coppa Italia non è andata bene, ma quello che conta in Italia nel calcio è il campionato. Benissimo, grazie Marassi, torniamo nello studio ed è pronto un altro collegamento, una sorpresa internazionale, direi quasi mondiale. Di passaggio in Italia abbiamo registrato un saluto, spero sia pronto, di Paul McCartney. Nicastro, puoi darci, eccolo, Paul McCartney, i Beatles. Vediamo, sta cercando di capire cosa succede. Paul... Silenzio! Congratulations, Sampdoria! Paul McCartney alla festa della Sampdoria. Tifoso del Liverpool. Congratulations, Sampdoria! Paul McCartney, tifoso del Liverpool e di Sunes, ma questa sera della Sampdoria. Grazie per ora per il collegamento, fra poco lo sentiremo cantare, canterete tutti con lui. Villaggio, è stata una grande emozione, eri anche tifoso dei Beatles? No, io ero, no, perché sono troppo vecchio, né tifoso del Liverpool e penso che a lui tu hai dato dei soldi. Però. Io ho dato dei soldi? Sì, no, non ho manco i soldi per il pane e il companatico. No, è un tifoso di calcio. Una notizia importantissima. No, tocca a Marina. Vieni qua. Marina, tocca a te. Congratulazioni Sampdoria, congratulazioni da Paul McCartney, da me, da tutti voi a Pagliuca. Marini. Katalek. Lana, Pellegrini, Lombardi.
Lega, Luciari, Bonetti, Invernizzi, Calcagno, Dall'Igna, D'Ossena, Bosco. Congratulations, Sampdoria! E Bosco, Bosco! D'Ossena non so se sta arrivando, ma credo sì. Sta arrivando anche D'Ossena. E D'Ossena, sì, vedi. È qua D'Ossena. Eccolo D'Ossena, appena operato di menisco. Salute, salute. Grazie. È andato. Sì, era ora. Vieni qua. Bujadin, ma a Novi Sad nel tuo paese si fa così? Io penso difficile, perché abbiamo problemi. Perco 66 abbiamo festeggiato anche noi, primo scudetto come Sampdoria questa sera. Jugoslavi, siete di moda in questo periodo. Va bene, siamo in moda, però non molto bella moda. Beh, ma siete di moda nello sport almeno. Nello sport sì, più sport collettivo che sport personale. Bene, Vujadin, a te ma ai tuoi ragazzi della Sampdoria io ora offro un collegamento registrato col più grande Paul McCartney. Paul McCartney alla festa della Sampdoria. Oh, yes, eccolo lì. Yes, oh, yeah. Questo qui è per l'intervista a Bosco. Vialli, Mancini, Branca, Luciari, Bonetti, Invernizzi, Calcagno, Dall'Igna, D'Ossena, Bosco. Congratulations, Sampdoria. E Bosco, Bosco. D'Ossena non so se sta arrivando, ma credo sì. Sta arrivando anche D'Ossena. E D'Ossena. Sì, vedi. È qua D'Ossena. Eccolo D'Ossena. Appena operato di menisco. Salute, salute. Grazie. È andato. Sì, era ora. Vieni qua. Bujadin, ma a Novi Sad nel tuo paese si fa così? Io penso difficile,
perché abbiamo problemi. Perco 66 abbiamo festeggiato anche noi primo scudetto come Sampdoria questa sera. Jugoslavi, siete di moda in questo periodo. Va bene, siamo in moda, però non molto bella moda. Beh, ma siete di moda nello sport almeno. Nello sport sì, più sport collettivo che sport personale. Bene Vujadin, a te ma ai tuoi ragazzi della Sampdoria io ora offro un collegamento registrato col più grande Paul McCartney. Paul McCartney alla festa della Sampdoria. Oh, yes, eccolo lì. Yes, oh, yes, oh, yeah. I personaggi che hanno lasciato un segno, questa è Sampdoria Genoa 3-0 dell'aprile 60. Mora, Okvir, Skoglund che batte Buffon, ancora Skoglund. Signori, la Samp 61-62. L'allenatore? Don Eraldo, sì. Aldo Monteglio. Guardate questo signore, Boskov, Boskov magro magro. Vicini, compagno di Boskov all'epoca. Intervistato da Guido Oddo. 66, Mario Frustalupi, un altro dei vostri idoli. 1-1 col Milan, giocava Rivera nel Milan, Salvi che si fa male, è un grande gol di Frustalupi, eccolo lì, Frustalupi. Musica evocatrice come il calcio di un'epoca. Frustalupi sarebbe stato ancora grande nella Lazio Scudetto, ma allora c'erano
troppi numeri 10 in gamba, era difficile andare in nazionale per lui. 68, vincete 3-0 col Napoli, questo è Altafini che giocava nel Napoli. Grande giocatore, ora commentatore a Tele Montegarlo. E Frustalupi che segna da fuori area con un gran tiro. 1970, un'altra Samp. Eccola qua. La Samp di Suarez e Lippi. Vieni qua Marcello Lippi, vicino a me. Luisito Suarez. Grande giocatore, danzava in campo. Un gol fantasma di Suarez, una palla che non entra, farà arrabbiare molto i fiorentini, è una partita con la Fiorentina, Brizzi protesta, desisti capitano della Fiorentina. Grande duello Corso Suarez, che erano stati compagni nella Sampdoria. Quel giorno non andò bene forse alla Samp, Suarez è di cattivo umore, lo vede. Guardate che cosa seppe fare quel giorno Corso al suo amico Suarez. Giorni belli e giorni brutti. Vanno via dal campo. Suarez è troppo arrabbiato, ma poi, come sapete, sono grandi amici. Mariolino Corso e Suarez, fino a qualche mese fa commissario tecnico della nazionale spagnola. Ecco qua, Lippi, la tua Sampdoria, che Sampdoria è stata? Una Sampdoria che ha lottato sempre per sopravvivere in Serie A, però l'ha fatto sempre con molta dignità e con molto entusiasmo. Eri molto amato perché? Ma ho cercato... Piacevi alle ragazze? No, perché ho sempre cercato di fare il mio lavoro seriamente, poi sono stato molti anni e si era creato un buon rapporto. Con... Sampdoria di Bernardini. Bernardini è l'allenatore che mi ha fatto esordire nel 70. Bene ragazzi, non abbiamo finito di sorprendervi. Paolo Villaggio mi guarda con aria perplessa. Allora cedo la parola a Marina Persi. C'è una sorpresa che forse non vi aspettate. In uno spettacolo internazionale non poteva di certo mancare un gruppo di fama mondiale. Solo per voi, per festeggiare la Sampdoria, è uno dei gruppi più acclamati nel mondo dalle teenagers, il gruppo rock più spettacolare. Solo qui, per voi in esclusiva, gli Europe! Gli Europe!